Medaglia d'oro per il nisseno Mirko Scarantino, che dopo un inizio non splendido per l'esclusione dal podio nella prima prova di strappo, in cui si è classificato quarto a 2 chili dal terzo, ha poi conquistato il titolo europeo junior di sollevamento pesi nella categoria 56 kg. Grande prova di slancio quindi per l'atleta 18enne della Polizia di Stato, che ha sollevato prima 135 poi 140 kg, rendendo inutile l'ultima prova, avendo già la vittoria in mano. 246 kg in totale, ad un chilo dal record italiano assoluto per la sua categoria di peso. Guarda, è stata una bellissima esperienza, non mi aspettavo di questo grande risultato. Ho portato da casa quest'altro titolo europeo che per me è il titolo consecutivo 2011, 2012 e 2016. È una grande soddisfazione. Questo è, diciamo, un titolo importante perché ho gareggiato con gente più grandi, quindi parliamo a livello di under 23. Sono felicissimo di questo grande risultato, anche se nell'esercizio di strappo sono rimasto in quarta posizione, ma poi nell'esercizio di slancio c'è grande spinta e ho portato a casa il titolo perché ne avevo proprio bisogno. Oltre a loro, cosa porti a casa di questa esperienza e quali sono le tue prossime sfide, i tuoi prossimi obiettivi? Guarda, adesso stiamo preparando molto bene il Mondiale Senior perché tra 3 settimane partiamo per la Polonia con la squadra senior per un altro mondiale importante. Seconda posizione per il bulgaro Todor Chenkov, bronzo all'armeno Sbat Margarian, mentre nello strappo si è imposto il russo Eduard Sadikov.